Amman, 24 maggio, Santa Messa. La diversità di persone e di pensiero non deve provocare rifiuto e ostacoli, perché la varietà è sempre arricchimento. È necessario porre gesti di umiltà, di fratellanza, di perdono, di riconciliazione. Questi gesti sono premessa e condizione per una pace vera, solida e duratura. In questa parte del mondo c'è un disperato bisogno di pace. Ebrei, musulmani e cristiani hanno bisogno di pace. Pertanto apprezziamo molto le preghiere del Papa e il suo invito a pregare per la pace. 24 maggio. Incontro con i rifugiati e i giovani disabili. Rinnovo il mio accorato appello per la pace in Siria. Cessino le violenze e venga rispettato il diritto umanitario, garantendo la necessaria assistenza alla popolazione sofferente. Si abbandoni da parte di tutti la pretesa di lasciare alle armi la soluzione dei problemi e si ritorni alla via del negoziato. La soluzione, infatti, può venire unicamente dal dialogo e dalla moderazione, dalla compassione per chi soffre, dalla ricerca di una soluzione politica e dal senso di responsabilità verso i fratelli. Io credo che il Papa è venuto qui come amico e in questo ha voluto toccare la realtà del popolo, toccare la realtà, ascoltare la grida, ma anche portare questo messaggio evangelico che è il suo, ha la sua speranza. E credo che qui noi abbiamo bisogno di aprire il nostro immagino. Il nostro immagino è totalmente sclerosato, è di pietra, perché tutto è formato in questo bagno di violenza, di guerre, di conflitto. E il Papa apra le possibilità, mostra che si può ascoltare, si può camminare insieme, si può parlare con rispetto dell'altro, si può creare amicizie. Betlemme, 25 maggio, incontro con le autorità palestinesi. È giunto il momento per tutti di avere il coraggio della generosità e della creatività al servizio del bene. Il coraggio della pace, che poggia sul riconoscimento da parte di tutti del diritto dei due Stati ad esistere e a godere di pace e sicurezza entro confini internazionalmente riconosciuti. Come popolo palestinese abbiamo bisogno di uno Stato che vive in pace con Israele e con tutti i vicini. Betlemme, 25 maggio, Santa Messa. Anche oggi piangono i bambini, piangono molto e il loro pianto ci interpella. Il bambino Gesù, nato a Betlemme, ogni bambino che nasce e cresce in ogni parte del mondo è segno diagnostico che ci permette di verificare lo stato di salute della nostra famiglia, della nostra comunità, della nostra nazione. Beh, credo che sono il futuro, sono così, come dire, il ciclo vitale di una famiglia che dà continuità. E il nostro servizio appunto a favore dei bambini è in modo particolare quello di ridare loro la salute, ecco, essendo un centro sanitario, ma perché loro saranno il futuro e continuano ad essere di generazione in generazione, quindi è, come dire, la trasmissione di quelli che sono i valori, la cultura, le tradizioni. Ognuno di noi ha ricevuto e che è chiamato a trasmettere agli altri nella vita, nell'ordinarietà del loro quotidiano. Betlemme, 25 maggio, Regina Celi. In questo luogo, dove è nato il principe della pace, desidero rivolgere un invito a lei, signor Presidente Mahmoud Abbas, e al signor Presidente Shimon Peres, ad elevare insieme con me una intensa preghiera, invocando da Dio
il dono della pace. Offro la mia casa in Vaticano per ospitare questo incontro di preghiera. La testimonianza dell'essere del Signore che è nato qui, è stato crocifisso ma è risorto. E quindi il Signore stesso ci dice che non c'è dolore, non c'è sofferenza, non c'è morte che non porti già un segno di resurrezione. E questo deve essere quella speranza che lui spesso richiama, quella stessa gioia, quella pace che mai nessuno potrà toglierci perché è di Dio. Gerusalemme, 25 maggio, celebrazione ecumenica al Santo Sepolcro. Ogni volta che superati antichi pregiudizi abbiamo il coraggio di promuovere nuovi rapporti fraterni, noi confessiamo che Cristo è davvero risorto. Ogni volta che pensiamo al futuro della Chiesa a partire della sua vocazione all'unità, brilla la luce del mattino di Pasqua. Well, I think the biggest obstacle to unity is the human ego. I think Ritengo che il più grande ostacolo all'unità sia l'io umano, che tende sempre a frapporsi a tutto. So che molti parleranno invece di differenze teologiche e anche di differenze di pratica liturgica. È indubbio che ve ne siano, anche grandi, ma l'ostacolo più grande da superare resta il nostro io. Dobbiamo invece capire di dover far spazio all'altro nella casa di Cristo. Se vogliamo essere cristiani, nella nostra vita deve esserci posto per gli altri, per trovare il modo di permettere la coesistenza della diversità e della verità. Qui in Terra Santa celebriamo due volte la Pasqua e il Natale in tre occasioni. Tutto questo è scandaloso per noi, che non siamo molti. Non è né bello né edificante. In molti altri paesi essere minoranze non rappresenta una difficoltà o un problema, mentre qui le divisioni costituiscono l'ostacolo maggiore alla testimonianza della nostra fede, alla testimonianza di Cristo in questo paese. Gerusalemme, 26 maggio, visita al Gran Muftì. Impariamo a comprendere il dolore dell'altro. Nessuno strumentalizzi per la violenza il nome di Dio. Lavoriamo insieme per la giustizia e la pace. È importante che la visita del Papa mostri che la religione può contribuire in modo positivo al dialogo, alla coesistenza, all'accettazione dell'altro. Questi valori sono molto importanti e sono oltretutto condivisi da molti musulmani. Purtroppo ciò che notiamo intorno a noi è un livello di violenza sempre maggiore. Quindi speriamo che la visita del Papa aiuterà tutti a lasciarsi ispirare dalla propria religione per lavorare così per la pace e per la giustizia. Gerusalemme, 26 maggio, incontro con i due gran rabbini. Insieme potremo dare un grande contributo per la causa della pace. Insieme potremo testimoniare in un mondo in rapida trasformazione il significato perenne del piano divino della creazione. Insieme potremo constatare con fermezza ogni forma di antisemitismo e le diverse altre forme di discriminazione. Sia i cristiani che gli ebrei devono affrontare la sfida di cercare di condurre una vita religiosa tradizionale all'interno del secolarismo moderno. La seconda grande sfida è l'estremismo religioso, la violenza e il terrorismo. Sia ebrei che cattolici sono ugualmente vittime dell'estremismo religioso. Gerusalemme, 26 maggio, visita di cortesia al presidente di Israele. I fedeli cristiani desiderano portare, a partire dalla propria identità, il loro contributo per il bene comune e per la costruzione della pace, come cittadini a pieno diritto che, rigettando ogni estremismo, si impegnano ad essere artefici di riconciliazione e di concordia. I cristiani sono una piccola minoranza, è vero, ma sono l'espressione di una cultura antica e sono anche, portano uno stile di vita, uno stile anche dentro questi conflitti, queste situazioni difficili, uno stile positivo di costruzione che è importante conservare.
il ruolo nostro è sempre di fare mediatori di pace, sempre abbiamo fatto questo. E i cristiani, come vedete, è veramente stanno giocando un ruolo molto importante. E per questo noi anche i cristiani di qui, anche i musulmani moderati qui, sono preoccupati molto della mancanza di cristiani qui, e quando i cristiani vanno via, e veramente sono i primi musulmani che dicono che i cristiani devono rimanere qua, perché sanno l'importanza della presenza cristiana qua, sanno l'importanza della pietra viva. La Terra Santa è fondata su due colonne. La prima colonna sono i santuari, come vediamo anche questa basilica, e la seconda colonna sono i cristiani che vivono qui in Terra Santa, che sono da curare, da custodire, da crescere, da rinforzarci. Gerusalemme, 26 maggio. Incontro con i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i seminaristi. L'amicizia di Gesù nei nostri confronti, la sua fedeltà e la sua misericordia sono il dono inestimabile che ci incoraggia a proseguire con fiducia la nostra sequela di Lui, nonostante le nostre cadute, i nostri errori, anche i nostri tradimenti.